sociale, perché che cosa fa la comunità? Fa delle fabbriche degli alberghi in giro per l'Italia per i suoi dipendenti. Olivetti cambia, cioè diventa l'industria sociale, dove è vero sì che c'erano guadagni, ma poi c'era la sistemazione pure dei dipendenti che dovevano vivere in un modo decoroso, le scuole, le fabbriche facevano le colonie, insomma tutto sommato si ricominciava a vivere. Quelli che c'erano a 600 ci mettevano in strisce e si andavano in operaio, però insomma un po' d'amore, la marmitta, arrivano al bar, insomma qualcuno che deve venire sul tavolino per fare meglio la macchina, capito? No, però insomma, però era una sorta di esibizione bonaria, no? Poi ci stavano sempre quelli di lavoro, ah, sempre. Però il mondo va avanti. In questo sviluppo di questo mondo, poi alla fine che cosa è che succede sostanzialmente? Perché arriva, quando arriva la crisi petrolifera, se siamo svegliati la mattina, Frascati era morto, non si girava la macchina, non c'era niente, no? Non sapevi dannarsi, sapevi chi è. No, sostanzialmente persi così, in questo limbo di situazione che era difficile uscire. Poi, come diceva, la vita continua, un po' le cose si sistemano, però abbiamo sempre il tessuto dei scioperi, eccetera, e arriviamo sostanzialmente agli anni 80. Poi gli anni 80 ancora c'è un cambio di modo di vivere, perché sostanzialmente chi si era fatta la seconda casa, non c'erano i mutui, c'era il microcredito. Il microcredito lo faceva il commerciante, che c'era il libro, che diceva Antonia, la figlia d'Armando, mi deve dare mille lire, capito? Mi dà 100 euro a settimana, no? E quello che levava 100, fino a che sentiva. Quindi c'era la cambiale. L'Italia si è cresciuta con la cambiale, perché anche l'operaio, se voleva comprare casa, firmando un mucchio di cambiali così. Io mi ricordo, una volta vado da Campilli, quello che c'ha, dove c'è la Venda, che sta romana di Isa, e c'è stato il fratello di Massimo, Roberto, che stava in ufficio, c'è cioè, un pacco di cambiali così da firmare e da girare, no? Perché loro vendevano i camion. Allora, tutte queste cose, un pacco così di cambiali. Per cui il credito sostanzialmente non c'era la finanziaria che faceva il microcredito, il credito alla famiglia, cioè, c'era il commerciante, c'era un sistema tale che la cambiale veniva comunque sempre votata, perché guai a mandare in protesta la cambiale, arrivano come la lepre, capito? Sul bollettino di protesta, capito? C'era tutto un mondo che si muoveva su una correttezza comportamentale che era poi nostro. La base fondamentale dell'Italia. E poi comincia a svilupparsi ancora, capito? Arrivano le televisioni private, con la televisione pubblica andava a letto a mezzanotte, alle 11 vanno cioè, a mezzanotte c'era qualche cosa, perché poi arrivano le televisioni private che ci fanno 24 ore di televisione al giorno, capito? C'è tutti là davanti a vedersi, quattro modernare, no? Le modernare sono quei ragazzi che ci fanno vedere le modane anche se non è chiesto. All'epoca mia c'erano anche le stagine a barattoli, che erano quelle che facevano i ragazzi intelligenti che i ragazzi erano da piccare per sale. Quello era un fattore di tipo giovanile. E in questo mondo sostanzialmente, poi alla fine si è sempre ribellato. E che cosa è successo però? Che comincia a travasare, diciamo così, i dipendenti dalle aziende di partigianali, così eccetera, all'amministrazione. Per cui si comincia a creare, che te posso dire, i carrozzoni, chiamiamoli come ci pare, perché evidentemente qualcuno ha pensato che con la decrescita, con la deprivatizzazione della religione, che cos'è sostanzialmente? Che la Chiesa entra, o la religione entra nella sfera pubblica. Cioè, io qui posso avere tra voi persone di religione diverse, ma a me non mi interessa niente, perché io raggiungo una persona da giudico, se è simpatico o antipatico, se è colto o ignorante, cioè c'è una sorta di libertà di frequentazione. Cioè, io magari qui c'ho voi, vedo qualcuno che è il posto di comunista integralista, ma c'è un rapporto umano. Mi sconvolge, no? Con Gianluigi, è comune,
vista, benissimo. Questo libro, per esempio, nasce da discreta a Domenico, a Campagna, a Napoli, a Acqua Fontana, no? A Napoli, a Acqua Fontana,